Mi si è concesso di ricordare il preside di Lettere, che è scomparso, che organizzava proprio le elezioni in piazza in occasione delle iniziative, manifestazioni sia degli studenti che dei docenti a tutela dell'università. E quindi sono belle iniziative, anche perché coinvolgono i cittadini curiosi che poi si fermano e rimangono intrappolati positivamente da un evento come questo. Io mi limito semplicemente a un brevissimo saluto, anche per l'importanza della giornata di oggi e per i rischi che l'Europa corre in queste settimane, in questi mesi. È noto a tutti, per fortuna, anche in un'altra grande isola importante, l'elezione del sindaco di Londra. Per l'approccio che ha dato anche alla campagna elettorale, soprattutto sui temi dell'Europa, sapete quanto si discute in Inghilterra, in Gran Bretagna, della collocazione della Gran Bretagna all'interno dell'Europa o addirittura del definitivo distacco, separazione dal continente europeo della Gran Bretagna. E quindi credo che positivamente, siccome è stato anche uno dei temi che ha interessato una grande capitale mondiale come Londra, e a lui caratterizzato in questa direzione la campagna elettorale, oltre che sui temi sociali e del lavoro e altri, credo che sia molto, molto importante anche la vittoria del sindaco di Londra. E speriamo l'affermazione in Europa non dei partiti di ispirazione neonazista, perché in alcuni casi sono 20 venticelli, 20 di estrema destra che soffiano sull'Europa, spingendo sul razzismo e sulla questione dell'immigrazione. E quindi insomma, ci auguriamo tutti che prevalga la democrazia. Ciò che sono stati gli elementi fondanti dell'Europa che venivano raccontati prima molto meglio di me. Mi limito semplicemente a ricordare Altiero Spinelli, è stato ricordato, tu te ne sei dimenticato, io aspettavo, infatti ho detto, non l'ha detto. Altiero Spinelli al confine a Ventotene, confinato dal fascismo, pensò il manifesto di Ventotene, cioè nonostante fosse recluso al confino, cioè costretto all'impossibilità della libera circolazione. Indubbiamente in quella fase non c'erano neanche aspettative positive rispetto alla possibilità che l'Europa in tempi rapidi fosse liberata dai fascismi, dal nazismo e dal fascismo. Indubbiamente il fatto che Spinelli, al quale è stata dedicata l'aula principale del Parlamento europeo a Bruxelles, abbia immaginato il manifesto di Ventotene, cioè l'Europa unita, gli Stati Uniti d'Europa, in un momento di così grande difficoltà, oltre che per se stesso, ma per l'intera Europa, credo che sia una dimostrazione di coraggio e a noi il testimone che viene trasferito di non perdere la fiducia, la speranza, cioè se non l'ha persa Altiero Spinelli confinato a Ventotene, a noi non è consentito, innanzitutto perché viviamo in una democrazia, in una repubblica nella quale sempre si può migliorare, sempre possono essere migliorate le condizioni di vita dei cittadini, ma indubbiamente non ci troviamo in una situazione di privazione della libertà e delle libertà civili come Altiero Spinelli. E quindi pensando ad Altiero Spinelli, al suo messaggio, al manifesto di Ventotene, credo che questo sia, soprattutto nei confronti dei giovani, di chi fa politica oggi, uno dei testimoni più importanti da trasferire per tenere insieme l'Europa, anche perché tenere insieme l'Europa è uno degli elementi fondamentali anche per lo sviluppo del nostro paese. Giù per i rami, e chiudo. Nell'attività amministrativa, che cos'è l'Europa? L'Europa è anche la sistemazione dei luoghi attorno a noi. L'Europa sono gli 11 milioni di euro di mobilità ciclopedonale per le piste ciclabili che vedete in città, che sono solo ed esclusivamente realizzate grazie a fondi europei. L'Europa è il lungomare del Poetto, che è finanziato con fondi europei. Insomma, l'Europa è una cosa che poi alla fine le auto elettriche del comune, i finanziamenti che abbiamo ottenuto per gli altri mezzi che abbiamo acquistato, elettrici,